Allora, con riferimento ad un bipolo passivo in una rete in regime sinusoidale permanente, abbiamo introdotto il concetto di impedenza, che adesso vi richiamo. Cos'è l'impedenza? Appunto, assumendo un regime di funzionamento sinusoidale, noi abbiamo una coppia di tensioni e correnti esprimibili nella forma generale ampiezza seno di omega t più fase iniziale, dove per definizione la frequenza omega è nota, è fissa, è uguale per tutti. E quindi ciascuna funzione viene univocamente individuata da un numero complesso detto fasore, definito come il numero complesso che in forma volare avrà come modulo l'ampiezza massima della sinusoide e come angolo la fase iniziale. Quindi questa è la trasformazione fasoriale. Se il bipolo è passivo, abbiamo visto come il legame che c'è tra V fasore e I fasore si possa scrivere con la convenzione dell'utilizzatore sotto forma di relazione algebrica dove la costante di proporzionalità è un numero complesso chiamato impedenza Z. E qui un dettaglio sulla notazione che stiamo usando. Questi sono tutti e tre numeri complessi. Le impedenze le indicheremo con un pallino, i fasori con un sovrasegno. Ok? Lo stesso simbolo usato senza pallino o senza sovrasegno, per convenzione, rappresenterà il modulo di questi numeri complessi. Ok? Quindi se scrivo solo V è il modulo, se scrivo V sovrasegnato è l'intero numero complesso. Lo stesso vale per Z. Ok, Z è l'impedenza, è un numero complesso. L'impedenza in generale assumerà questa forma qui, essendo un numero complesso, avrà parte reale e parte immaginaria. La parte reale la chiameremo resistenza e abbiamo visto la scorsa volta che in effetti il resistore, nel momento in cui la sua caratteristica viene trasformata nel dominio dei fasori, vi restituisce un'impedenza puramente reale che è proprio pari alla sua resistenza. La parte immaginaria di questo signore si chiama reattanza. Questa Bene, se vogliamo fare riferimento ai bipoli elementari, che abbiamo studiato la volta scorsa, e allora per il resistore la parte reale ovviamente è proprio la resistenza, e mentre la reattanza è nulla, non ha parte immaginaria. Il risultato che abbiamo visto nell'ultima lezione. Se prendete l'induttore di induttanza L, sempre con la convenzione normale, allora la parte reale è 0, mentre la reattanza è omega per L ed è positiva.
ci ricordiamo, l'impedenza diventa puramente immaginaria con parte immaginaria, quindi la reattanza positiva, che dipende non solo dall'induttanza ma anche dalla frequenza di lavoro, a differenza del resistore. Nel condensatore avremo sempre parte reale uguale a 0. La reattanza sarà negativa, meno 1 omega C. La sua impedenza infatti vale meno J su omega C. Questi sono i dipoli elementari. Che hanno impedenze o puramente reali o puramente immaginarie. Quando tuttavia nella rete combineremo i bipoli elementari, calcoleremo l'impedenza equivalente di una rete in cui ci sono bipoli elementari posti in serie, in parallelo, stella, triangolo, come volete, evidentemente il risultato finale sarà questo. Avremo un'impedenza che non sarà né puramente reale né puramente resistiva, ma avrà una parte reale che tiene conto della presenza dei resistori e una parte immaginaria che tiene conto della presenza di induttore e condensatore. Banalmente, immaginate di mettere in serie un resistore e un induttore, trovereste qui R e qui J omega L. Ok? Quindi l'impedenza in generale ha sia parte reale che parte immaginaria. E quindi in generale la posso scrivere in forma polare e avrò un modulo Z e una fase Φ. Su questo poi ci torneremo. L'impedenza generalizza il concetto di resistenza. Se voglio invece generalizzare il concetto di conduttanza, cioè voglio invertire questa legge, si introduce il concetto di ammettenza. L'ammettenza è il fattore di proporzionalità che moltiplicato per la tensione vi dà la corrente, o meglio, per il fasore di tensione vi dà il fasore di corrente. Ovviamente anche in questo caso l'ammettenza è data da una parte reale più una parte immaginaria. La parte reale chi è? È proprio la conduttanza. Se calcolate, vedete, se prendete il resistore, Y, l'ammettenza uguale a 1 su Z sarà uguale a 1 su R e sappiamo che 1 su R è proprio G. Quindi la parte reale dell'ammettenza è quella che nel regime stazionario abbiamo indicato con conduttanza. Questa è la conduttanza. Mentre la parte immaginaria si chiama suscettanza. Ovviamente noi lavoreremo indifferentemente con l'impedenza o l'ammettenza. Così come in regime stazionario abbiamo lavorato con R e con G. Tanto per ricordarvi il risultato che abbiamo utilizzato anche negli esercizi, se faccio la serie di più resistori mi conviene usare la resistenza, che si sommano. Invece devo fare il parallelo di più resistori, mi conviene usare la conduttanza. Che la formula del parallelo con le resistenze vale solo per 2. Se voglio metterne in parallelo 3, 4, 5, allora sommo tutte le conduttanze e poi se mi serve la resistenza faccio 1 diviso il risultato finale. Allo stesso modo, 2 o più
bipori passivi in serie avranno un'impedenza equivalente pari alla somma Z1, Z2, Z3. In altre parole, una volta ridotto ad algebrico il legame che c'è tra le grandezze, voi potete applicare gli stessi concetti che avete visto per la resistenza. E quindi la serie di n impedenze sarà Z1 più Z2 più Zn. Il parallelo di n impedenze come si fa? Lavorando sull'ammettenza, passate ai reciproci, agli inversi, scusatemi, e sommate le ammettenze, quante ne volete. Ok? Quindi sostanzialmente, come avevo già anticipato, le formule che abbiamo visto per le R valgono pari pari, sostituendo R con Z o G con Y. Quindi quanto vale l'ammettenza di un induttore? L'ammettenza di un induttore sarà meno J su omega C, omega L, scusate. Se faccio 1 diviso Z, viene 1 diviso J omega L, J al denominatore si riporta al numeratore cambiato di segno. E quindi anche in questo caso l'ammettenza di un condensatore è J omega C. Ok, e fin qui niente di nuovo. Stiamo rivedendo i risultati della volta scorsa e li stiamo classificando con una notazione che poi useremo, che ci consente di verificare, come vedremo fra poco, una serie di proprietà legate al significato di impedenza. Ovviamente anche la suscettanza la possiamo scrivere in forma polare. Adesso cerchiamo di capire, dal punto di vista un po' più pratico, qual è l'effetto del passaggio di corrente in un dipolo passivo in condizioni di regime sinusoidale permanente. In altre parole, quale informazione ci sta dando quest'impedenza? Cosa ci sta dicendo? Allora, guardiamo dal punto di vista del legame che c'è tra i fasori. Allora, io ho una tensione, un fasore di tensione V con M elevato a J alfa, poi ho un fasore di corrente V con M elevato a J beta, e infine ho l'impedenza, che scritta in forma polare vale Z per elevato a J phi. Cosa significa V uguale Z per I? Significa V con M elevato a J alfa uguale Z per elevato a J phi per I con M per elevato a J beta. E quindi, sfruttando le proprietà degli esponenziali, questo significa pure l'uguaglianza tra due numeri complessi, uno al primo membro e l'altro al secondo membro, scritti in forma polare. Ok? Quando è che due numeri complessi sono uguali? Quando hanno lo stesso modulo e la stessa fase. E quindi questa equazione complessa è equivalente a due condizioni reali, che sono le seguenti. Il modulo deve essere, dico M deve essere uguale al modulo dell'impedenza per il modulo della corrente. La fase deve essere uguale. In realtà, se vogliamo essere proprio precisissimi, potremmo anche aggiungere questo, perché la fase è un angolo. Due angoli sono uguali a meno di multipli di 360 gradi, quindi teoricamente se aggiungo o sottraggo un multiplo di 360 è sempre lo stesso angolo, quindi se volete la
il legame dovrebbe essere questo. Noi assumiamo K uguale a 0, quindi la cosiddetta determinazione principale, quindi questo lo toglierò, ma per la precisione ho un grado di libertà legato al fatto che posso fare un n giri completi e mi ritrovo sempre nella stessa posizione. Vabbè. Quindi vedete, cosa fa l'impedenza? Adesso supponete di conoscere la corrente che sta circolando nel vostro dipolo passivo. Quindi avete il dipolo passivo, conoscete la corrente I. E conoscete l'impedenza. Volete capire cosa sta facendo l'impedenza alla mia corrente? Lo possiamo vedere nel piano dei numeri complessi, con un'interpretazione molto utile, perché è molto immediata dal punto di vista grafico. Interpretate il numero complesso I come un vettore. Il numero complesso I si troverà da qualche parte qui, abbiamo detto. Coordinate polari significa I con M mi darà la distanza dall'origine e beta mi darà l'angolo che forma in verso antiorario rispetto al semiasse delle parti reali positive. Quindi questa è la corrente. Questo è il vettore, se volete chiamarlo così, di corrente, il fasore di corrente. Perfetto. Cosa fa l'impedenza? Vedete cosa fa? Intanto prende l'ampiezza, quindi la lunghezza di questo vettore, la moltiplica per il modulo dell'impedenza. Ok? Quindi fa una amplificazione. Prima equazione. Supponete che z sia maggiore di 1, è un'amplificazione. Se z fosse meno di 1 sarebbe un accorciamento. Vediamo che z in modulo sia maggiore di 1, significa che la prima cosa che fa l'impedenza è questa. Prende questo vettore di lunghezza I con m e lo amplifica di un fattore z modulo. Poi però il vettore finale, il fasore V, dove si troverà? Non si trova qui, perché c'è l'altra condizione, quella sull'angolo. Vedete cosa fa l'impedenza? Prende l'angolo della corrente beta iniziale e gli aggiunge φ, la sua fase. Supponete che φ sia positivo, significa che stiamo ruotando in verso antiorario. Quindi in realtà amplifica questo vettore e poi lo ruoterà in un certo angolo φ. Ottenendo V finale. Quindi questa è I e questa è V. E la differenza degli argomenti, delle fasi, questo è alfa, questo è beta, è proprio φ. Cioè, la fase dell'impedenza, l'angolo dell'impedenza vi dà lo sfasamento tra tensione e corrente. Ovviamente, chi ci dice quanto valgono z e φ? Z è il modulo, quindi dice quadrata di r quadro più x quadro, e φ è la fase, l'arco tangente di x su r, parte immaginaria diviso parte reale. E stavolta non c'è bisogno di verificare il quadrante, vi ricordate il discorso dell'arco tangente? Perché? Perché se la z è l'impedenza di un dipolo passivo, la sua parte reale è sempre positiva, come vi farò vedere. Quindi la resistenza, essendo sempre maggiore di 0, ci fornisce indicazione che potete sempre fare l'arco tangente, non vi dovete preoccupare dell'eventuale aggiunto o sottrazione di π. Quindi questa è l'indicazione che stiamo traendo dalla rappresentazione cartesiana. Allora vedete, chi è che vi dà conto dello sfasamento tra tensione e corrente?
l'arco tangente di x su r. Quando x uguale a 0, nel caso del resistore, questo è l'arco tangente di 0, cioè 0. Quindi in quel caso, come vedremo, questi due vettori sono allineati, non c'è sfasamento. Andiamo a interpretare quello che vi sto dicendo alla luce delle caratteristiche elementari, dei bipoli elementari, R, L, C. Cosa succede in ciascuno di questi tre casi? Allora, io ho un resistore, sta circolando una corrente sinusoidale, I con M, seno di omega T più beta. Voglio sapere quanto vale la VDT, applicando la caratteristica V uguale Z per I e poi antitrasformando. Allora, quando passo ai fasori, non c'è bisogno che ridisegniamo questo simbolo, lo vediamo da qui. Quando passo ai fasori, nel caso del resistore, la sua impedenza è puramente reale e quindi il modulo coincide con R e la sua fase è 0, applicando le relazioni che abbiamo appena scritto. Quindi avremo Z in modulo Z uguale a R, il che significa che Z è un numero reale positivo nel piano dei numeri complessi dove giacciono i numeri reali positivi, sul semiasse positivo delle parti reali, e sono numeri caratterizzati da un modulo che è uguale alla parte reale, ovviamente, e dalla fase uguale a 0, perché siamo proprio sul semiasse positivo dove abbiamo preso riferimento per le fasi. Alternativamente lo potete ricavare applicando le formulette di conversione. Quindi se x uguale a 0, z uguale ad r e φ uguale a 0. Bene, questo cosa significa? Significa che nel piano complesso i due vettori corrente e tensione saranno allineati. Qui c'è la corrente, I, e qui c'è la tensione. Gli angoli beta ed alfa saranno gli stessi. Questo nel caso del resistore. Ok? E il legame che c'è tra i moduli di questi due vettori è questo. Il modulo del vettore di tensione si ottiene moltiplicando per R quello del vettore di corrente. Come si dice, queste due grandezze tecnicamente si dicono in fase. Perché si dice in fase questa condizione? Lo capiamo se torniamo un attimo nel tempo, e cioè andiamo a visualizzare le vere forme d'onda. Questi sono vettori, sono numeri complessi, sono strumenti matematici, non hanno nessun significato fisico. È uno strumento che ci siamo inventati per risolvere questo tipo di problemi. La vera corrente, la vera tensione sono questi signori. Quindi io, alla luce di questo, se conosco la corrente, la faccio scorre attraverso un resistore, la tensione sarà R I con M come modulo seno di omega T più beta, applicando quello che ci siamo detti. E allora, se vado a graficare l'andamento di questo segnale, avrò questa situazione.
Questa è la corrente. Come sappiamo, la corrente oscilla tra I con M e meno I con M. Se questa corrente sta alimentando un resistore, che tensione gli darà? Applicando questi concetti, il concetto di impedenza, io posso dire che la tensione che si avrà sarà una funzione sinusoidale con la stessa frequenza, ovviamente, con la stessa fase, semplicemente la sua ampiezza sarà moltiplicata per un fattore R. Supponete che questo R sia positivo, significa questo. Significa che la tensione sarà nient'altro che una funzione che riproduce esattamente gli stessi passaggi per zero, per massimo e per minimo della funzione di partenza, semplicemente oscillerà tra due estremi diversi. Questa è la tensione. Vedete? In altre parole, cosa significa che queste due sinusoidi sono in fase? Significa che queste due sinusoidi assumeranno zero nello stesso istante, il massimo nello stesso istante, l'altro zero nello stesso istante, il minimo nello stesso istante, vedete? Risultano in fase. Ancora più semplicemente, se le normalizzate rispetto al valore massimo, vi daranno la stessa funzione, esattamente la stessa funzione. Se dividete questa per I con M, oscillerà tra meno 1 e 1, se dividete questa per RIM, oscillerà tra meno 1 e 1 e saranno esattamente sovrapponibili. Il passaggio di questa corrente attraverso un resistore non ha comportato uno sfasamento. Come vedremo invece gli altri bipoli, cosa accadrà? Che le correnti e le tensioni tra di loro si muoveranno, shifteranno. Quando uno assume 0, l'altro assume un altro valore. Non avranno più questa corrispondenza dei passaggi per 0, massimo e minimo. In quel caso non si diranno più in fase. Quindi il concetto di due sinusoidi in fase è questo. Queste due sinusoidi sostanzialmente sono la stessa funzione, semplicemente moltiplicata per un fattore diverso di ampiezza, positivo. Ok? Questo, come vedremo, avrà conseguenze importanti sulla potenza che assorbiranno questi bipoli, ma questo lo vedremo in una prossima puntata. Bene, questo è quello che accade per i resistori. Ok? Benissimo. Vediamo cosa fa invece un induttore. Poniamo di ragionare allo stesso modo. Voglio sapere se ho un induttore, cosa succederà alla corrente nel momento in cui attraversa questo mio componente, supponendo come al solito il regime sinusoidale. Bene, stavolta Z uguale a Jx, quindi il suo modulo è proprio uguale a X, al modulo di X, cioè omega per L. E la sua fase quanto vale? Quanto vale l'arco tangente di X su R? X è un numero positivo, omega per L, sono due grandezze intrinsecamente positive. Ok?
R è un numero positivo che nel caso dell'induttore tende a zero. Quindi per calcolarvi l'arco tangente dovete fare il limite per R che tende a zero da valori positivi dell'arco tangente di x su R. Qual è l'arco tangente di più infinito? Y mezzi. La tangente assume valore più infinito, l'asintoto o verticale più infinito ce l'ha y mezzi. Quindi l'angolo di questo numero complesso, l'angolo del numero complesso puramente immaginario, gx è y mezzi, se x è positivo. Del resto, se non vi piace utilizzare l'arco tangente, dove si trova il numero complesso gx se x è positiva? Se vi mettete nel piano complesso si troverà qui. È un numero che ha solo l'ordinata, solo la parte immaginaria, con segno positivo. E quanto, qual è l'angolo di qualunque punto che giace su questo semiasse? È 90 gradi, più 90 gradi. Quindi lo potete vedere come vi pare e piace. Se volete interpretarlo come punto in un piano cartesiano, andate a vedere dove si trova, altrimenti applicate la regoletta trigonometrica e fate il limite sull'arco tangente. Alla fine si arriva sempre allo stesso risultato. Ok? Bene, allora vedete, applichiamo la regola generale che abbiamo imparato prima. Cosa fa l'impedenza al vettore di corrente? Prima lo allungherà di una quantità proprio pari al modulo x, omega per r. E quindi iniziamo a disegnarci il vettore la cui lunghezza è x per i con m. Poi però stavolta la fase non è più 0 come nel resistore, ma è y mezzi. Cosa significa? Significa che questa impedenza a partire dall'angolo della corrente va a sommare altri 90 gradi. Quindi questo vettore qui prima va allungato e poi va ruotato di 90 gradi. E qui troverò la tensione finale. L'angolo alfa finale sarà beta più phi, dove phi è 90 gradi. Questi due vettori quindi sono ortogonali. Vedete, come impareremo, la condizione del resistore e dell'induttore rappresenta, le condizioni di R e L rappresentano geometricamente due condizioni diametralmente opposte. R è il parallelismo. L'ho visto prima. Invece L, e come vedremo anche C, ci darà una condizione di perpendicolarità. Se avete una resistenza pura, l'angolo è 0. Se avete, come vedremo, un'induttanza, l'angolo è più 90 gradi. Se è una pura capacità, sarà meno 90 gradi. In tutte le situazioni intermedie in cui non è né solo R né solo X, ci ritroveremo in un angolo compreso tra meno 90 e 90. Quindi questo che vi sto facendo vedere è uno degli estremi, più 90. Che succede a questo estremo? Se vado adesso a vedere cosa succede alla tensione e applico questo tipo di risultato, allora la tensione avrà come modulo x per i con m, valore assoluto. In realtà stavolta x è positiva, però lasciamo il simbolo di valore assoluto. Come fase avrà beta più y mezzi. Questo risultato in realtà l'abbiamo visto ieri quando abbiamo sviluppato la caratteristica dell'induttore. Se ricordate, abbiamo preso questa corrente, abbiamo applicato V uguale L di su dt, derivato la funzione seno e abbiamo ottenuto questo risultato. Quindi è lo stesso risultato di ieri, però visto dal punto di vista dell'applicazione della caratteristica dell'impedenza. Bene, cosa mi dice questo risultato? Che stavolta, vedete, l'impedenza non si limita a moltiplicare il fattore di ampiezza della sinusoide. Quindi, come per il resistore, se questo oscilla tra meno IM e IM, questo oscillerà tra un valore
ottenuto da IM moltiplicato una certa quantità, e questo è uguale al resistore. A differenza del resistore, che però lasciava le fasi invariate, adesso c'è un più pi greco mezzi. Cosa significa sommare pi greco mezzi ad un seno? Farlo diventare un coseno o un meno coseno. Se è più pi greco mezzi è un coseno, se è meno pi greco mezzi è un meno coseno. Cioè, adesso quello che state leggendo qui non è più il seno di omega t più beta, ma è il coseno di omega t più beta. E quindi se andiamo adesso a riportare le sinusoidi, cosa ci troviamo? Troviamo una condizione del genere. Questa è la corrente. Vediamo l'asse dei tempi, che oscilla tra meno IM e IM, come al solito. Quindi questa è la IDT. Qua c'è IM e qui c'è meno IM. Adesso la tensione oscillerà tra X IM e meno X IM. Quindi questo è il nuovo range di oscillazione. Beh. Però adesso la tensione passerà per zero negli istanti di massimo e di minimo della corrente, e assumerà il valore massimo e minimo quando la corrente varrà, fatemela tratteggiare, dico verde, credo che non si veda bene nelle video lezioni. Qualcosa del genere, l'ho tratteggiato. In pratica la corrente si ottiene dalla tensione è questa tratteggiata, ve la ripasso anche in verde. Così probabilmente è meglio visibile. Ecco qua. Vedete? Queste due forme d'onda tecnicamente si dicono in quadratura. In altre parole, quando la corrente attraverso l'induttore, la sua ampiezza viene amplificata del fattore X, ma viene anche shiftata la fase. Perché? Da dove nasce questo? Dalla derivata, dalla funzione derivata, perché la derivata del seno vive cos'è, e viceversa. Quindi, se la corrente è un seno, la tensione è un coseno. Molto semplice. E quindi tra di loro ci sono 90 gradi. 90 gradi guardati nel tempo cosa significa? Significa che se in un certo istante il seno è massimo, il coseno è zero, e viceversa. Ecco perché si dicono in quadratura. Adesso, perché è importante andare a vedere cosa succede alle forme d'onda delle correnti e delle tensioni? Perché, come vedremo, la relazione reciproca tra le fasi di corrente e di tensione sarà fondamentale per capire quanta potenza riusciamo a dare a questi componenti. La grande differenza che ci sarà tra il regime stazionario e il regime alternato, sinusoidale,
è che in regime stazionario, se voi date 10 ampere e 2 volt ad un bipolo, gli state dando 20 watt. In regime sinusoidale, se la tensione, se il modulo della tensione, anzi il valore efficace della tensione è 10 e della corrente è 2, i watt potrebbero essere 20 o 0, un numero qualsiasi compreso tra 0 e 20. E questo lo vedremo in una prossima lezione. E da chi dipende quanti watt riesco ad assorbire? Noi introdurremo un concetto di potenza apparente, nel senso che io vi do tensione e corrente, non vi sto già dicendo quanta potenza riuscirete ad avere, vi sto dicendo qual è la massima potenza che riuscirete ad avere. E da chi dipenderà, come vedremo, dipenderà dal coseno dell'angolo compreso tra i due vettori. Cosa vi ricorda questo? Modulo per coseno. Che operazione vi ricorda? Il prodotto scalare. Lo ricordate? Prodotto scalare tra due vettori, cos'è? Modulo per coseno. Quindi, se io faccio modulo per modulo, non trovo la potenza, troverò una potenza che chiameremo apparente. La vera potenza, i watt, verranno fuori da modulo per coseno. E quindi, già vi anticipo, quando è che sarà massima la potenza? Quando il coseno è 1. E chi è che mi dà coseno 1? La condizione φ uguale a 0, cioè la condizione di fase. Se le due forme d'onda sono in fase, quindi sui resistori, l'angolo è 0, il coseno è 1, tutta la potenza apparente si traduce in watt. Qua invece sono nella condizione peggiore da questo punto di vista. Perché? Io ho tensione, sto alimentando con una tensione, sto alimentando con una corrente, il prodotto V per I è diverso da 0, ma il coseno quant'è? 0. Perché adesso i due vettori sono ortogonali. Il prodotto scalare dei due vettori ortogonali è... Quindi voi avete corrente e tensione 0 watt. Quindi ovviamente questo vi fa capire che l'induttore non assorbe potenza e quindi sarà utilizzato per altri scopi. L'utilizzatore finale, il carico tra virgolette, il motore elettrico che sta alimentando l'asse di rotazione della nostra automobile, l'equivalente elettrico del carico sarà un resistore, cioè qualcuno è in grado di assorbire quella potenza. Gli induttori serviranno ad altri scopi. Però, perché vi dico questo? Lo vedremo nel dettaglio la prossima volta. Perché è evidente che se io sto cercando una relazione di fase, quale dei due approcci è più semplice dal nostro punto di vista? Questo o questo? È molto più semplice guardare la posizione dei vettori che non andarsi a graficare due sinusoidi nel tempo che slittano tra di loro, perché adesso io vi ho disegnato solo due casi estremi, 0 e pi greco mezzo. Se dovessi disegnare una sinusoide che slitta di 23,5 gradi, immaginate che la cosa non è così semplice. Lo potete fare con un plot, con qualche programmino, ma carta e penna sicuramente sarebbe complicato. Siccome a noi interesserà la relazione di fase che c'è tra questi due vettori, non utilizzeremo mai le soluzioni del tempo, che sono le vere soluzioni, ma ancora una volta andremo a guardare i fasori, cioè i fasori ci danno un mondo in cui queste informazioni sono riportate nelle posizioni reciproche di vettori. E quindi voi ruotate, aggiungete, sottraete, fate tutto quello che volete sui vettori, alla fine della fiera dovremo calcolare un prodotto scalare e so dove stanno i vettori, e quindi banalmente applicherò la formuletta e uscirò fuori dal problema che mi è stato imposto. Quindi, ricapitolando, l'impedenza in generale fa quell'operazione lì, moltiplica l'ampiezza e ruota di un certo angolo. Io vi ho fatto vedere cosa accade per due bipoli elementari. Per il condensatore non ve l'ho fatto vedere, ma si gioca a ruoli invertiti tra tensione e corrente, e quindi nel condensatore cosa accadrà? Vedete, se vado ad applicare l'arco tangente con una X che questa volta è negativa, mi viene fuori meno pi greco mezzo, quindi l'angolo è meno 90 gradi. Significa che se facessi passare questa corrente attraverso un condensatore,
la tensione me la ritroverei qui. Vedete? Questa è una V di L, questa è la V di C e questa è la V di R. Queste sono le tre posizioni fornite dai tre bipoli elementari. Ok? Quindi, la tensione di un induttore, come si dice, è in anticipo rispetto alla corrente di 90 gradi. Più 90 gradi. Dice in anticipo perché, vi ho detto, convenzionalmente il verso positivo è antiorario, quindi, tra virgolette, arriva prima la tensione. La tensione di un resistore è in fase, la tensione di un condensatore è in ritardo di 90 gradi, quindi meno 90 gradi, rispetto sempre al riferimento della corrente. Un'impedenza, avendo una R positiva, quindi poiché parte da un bipolo passivo e la R deve essere forza maggiore di zero, non vi potrà mai sfasare più di 90 gradi in valore assoluto. Perché se la R è positiva significa che state lavorando nel primo e nel quarto quadrante e gli angoli con riferimento che ci siamo dati non sono mai maggiori di 90 gradi in valore assoluto, quindi saranno sempre comprese tra meno pi greco e pi greco, meno pi greco mezzi e pi greco mezzi. Ok? Ovviamente queste sono le tre posizioni dei tre bipoli elementari. Quando costruiremo una rete con n bipoli ricaveremo un'unica impedenza equivalente, a quel punto quell'impedenza vi potrà dare una posizione qualsiasi, potreste magari essere qui, oppure qui, o qui, è indifferente, purché restiamo rispetto alla corrente con una fase di massimo più 90 o minimo o massimo meno 90 dall'altra parte.